Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti all'appuntamento più atteso e più gasato della settimana, ovvero il nostro fantastico live del venerdì, dove andiamo a vedere tutte le cose interessanti inerenti al mondo cripto, quindi ovviamente i grafici, che è la cosa che ci piace di più in assoluto, il trading, le posizioni, gli scenari possibili e immaginabili su Bitcoin e sulle altcoins che stiamo osservando e seguendo un po' alla volta, e citiamo magari anche un paio di notizie interessanti, se ci sono, qualora ci sono, e che possano aiutarci insomma a capire quello che sta accadendo nel mondo cripto, in che direzione sta andando il mondo cripto, sposto un attimo che sennò non si vede la bellissima statua, e soprattutto se ci possono dare qualche insight per gli investimenti. Notizie ovviamente che non sono tipo Dogecoin che diventa virale a causa di TikTok, perché quella più che una notizia è un qualcosa che mi ha fatto pensare che, non lo so, siamo ritornati un po' nella altcoin madness, io la chiamo, che è un po' quella situazione dove iniziano a partire a caso, completamente a caso, tutte le altcoins a causa di FOMO. Ovviamente chi è che ci si è buttato dentro? Il mitico Justin Sun, che ho visto su Twitter, che dopo quella storia lì di TikTok con Dogecoin, lui ha voluto cavalcare alla grande la situazione, scillando Tron a destra e a sinistra, ormai ha perso quel poco di credibilità che gli era rimasta, insomma. Niente, noi siamo qua per, come al solito, commentare tutto quanto, vedere cosa succede, voi siete qua per fare le domande. Vi ricordo che la cosa più bella di questi live, non mi soddisfa ancora, ecco, è... cioè siete voi, ve lo dico sempre, voi dovete partecipare, ma non solo per le shitcoin che guadagnate in più, non so adesso se qualcuno sta già per arrivare a 1000 e riscuotere il suo piccolo premio di 0,005 bitcoin, ma anche semplicemente per togliervi qualsiasi dubbio avete, se volete chiedermi qualcosa di un altcoin, se volete dirmi il vostro portafoglio, che suddivisione ha, chiedermi un commento, cosa ne penso di qualche piattaforma DeFi o SeFi, insomma tutto quello che vi viene in mente lo potete chiedere qui, io risponderò e quindi intavoleremo una bella discussione. Se volete condividere qualche idea, qualche analisi, qualche vostro pensiero con gli amici della community, anche qua, anche in questo caso, è il posto giusto, insomma, per farlo, proprio perché qui c'è tanta comunicazione. Inizio infatti proprio con il leggere le vostre domande, dopodiché mi sposto un attimino sui grafici, lo sapete un po' ormai come si sono strutturati questi live, facciamo una parte iniziale dove rispondo a voi, alle vostre domande, una parte dedicata alla mia analisi, alle mie visioni insomma sul mercato, e infine un'altra parte dedicata alle vostre domande, soprattutto concentrandoci su grafici, quindi il vostro che cosa ne pensi di questa, cosa ne pensi di quella, questa altcoin, quest'altra shitcoin, quest'altra farà 1000 per, 2000 per, ma Bitcoin è correlato all'SP500, ecco tutte quelle domande lì insomma. Niente, iniziamo subito, non perdiamo tempo, perché oggi abbiamo un sacco di cose da dire. Guardate bene il grafico dietro di Bitcoin, perché è gustoso, secondo me, veramente veramente interessante. Sta facendo una formazione che potrebbe dire molto, rivelare molto. È un po' borderline la situazione attuale, perché da un lato, come abbiamo visto nella scorsa live, c'è il rischio di ripetere un pattern che ha fatto negli ultimi tre top, vedete? Si vedono in maniera abbastanza palese. Sweep degli high, dump, sweep, dump, sweep, dump, e adesso c'è un po' il rischio. Però c'è un però. Questa volta vedo della domanda. Se guardate, la candela di ieri non è riuscita a perdere il supporto e la candela di oggi mostra domanda, e quindi se ci fosse sufficiente domanda... è quasi un'utopia volerlo nel weekend, ma mai dire mai, perché Bitcoin ci stupisce sempre. Ormai quando tutti ci aspettiamo una cosa, Bitcoin fa qualcos'altro, un'altra cosa completamente, e pertanto se la domanda dovesse galoppare un po' e addirittura fare un higher high, caspita, staremmo parlando di un'inversione, seppur di breve, di una tendenza che si protrae da inizio giugno, proprio perché finora abbiamo dei lower highs caratterizzati appunto da quei pattern
pattern lì. Bene, che dire, adesso iniziamo subito con le vostre domande e poi ci tuffiamo nei grafici. Ricordo per chi ci sta guardando sul tubo, dato che tra poco, subito dopo, andrà in differita sul tubo questa live, innanzitutto di non temere per i miei video cancellati perché torneranno, sono sempre in contatto col team, sono lenti ma ce la faremo. In seconda battuta vi ricordo ovviamente di lasciarmi un like per gasarmi ai massimi, di iscrivervi eccetera eccetera eccetera, e se non siete riusciti a seguirmi live la prossima volta fatelo martedì e venerdì ore 18 circa, ovviamente su Twitch, trovate il link in descrizione. Basta, voi siete su Twitch quindi non ve lo ricordo neanche, voi che mi state seguendo in questo istante, e vi premio leggendo le vostre domande. Allora vediamo. Bella, ciao Luca, grande Alex, ben ritrovato, ciao a tutti, seconda live, grande Alessia, adesso la presenza femminile incredibilmente si inizia a far sentire, siamo arrivati ben a 3 o 4 non ricordo nell'ultimo live, quindi stiamo parlando veramente di una media molto più alta dello 0, qualcosa per cento caratterizzato dal mio canale. Grande Luca, anche oggi si timbra la live, questo è lo spirito giusto. Ciao a tutti, beccato giusto giusto l'inizio, ciao Simone, ben ritrovato anche a te. Ciao seconda live, grande Luciano, anche tu ormai devi diventare uno dei nostri. Buonasera, eccomi, grande anche tu, sei ormai una dei nostri, una presenza fissa oserei dire. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono in long in BitMEX, appena entrato e speriamo. Come mai? Dai, condividici il setup che ti ha spinto a entrare long, che così ci ne discutiamo, vediamo un po', ci confrontiamo. Insomma, io per entrare long, a dirla verità, aspetterei ancora un po', però insomma qualche segno di domanda ve l'ho detto, già si vede, quindi magari ne discutiamo tra poco sui grafici. Super gasata, grandissima, un'altra presenza femminile incredibile, sono veramente euforico per dirla, insomma, citando qualcosa di importante. La cosa più bella dei live è di Chain Holder, grande, un po' di autoreferenza vedo perché si autocita. Buon pomeriggio, quale lezione ci può insegnare il trading utile nella vita reale di tutti i giorni? Mi piacciono un sacco queste domande filosofiche perché in realtà guardando quello che ho imparato io, il trading mi ha dato veramente tanto. Che cosa? Mi ha dato innanzitutto la capacità di affrontare con maggior razionalità delle sfide, delle situazioni che possono sembrare difficili, possono prendere emotivamente, ecco, mi ha insegnato a mettere da parte magari il lato emozionale che tende a prevalere sempre quando c'è una situazione appunto di, non lo so, di adrenalina, di paura, di fretta, di agitazione, ovviamente l'emotività tende a prevalere. Ecco, se c'è una cosa che il trading mi ha insegnato è quella di aspettare un attimo, fare un passo indietro, fare un bel respiro, magari anche due, pensare, razionalizzare e mettere giù una strategia. Un altro insegnamento preziosissimo che il trading mi ha dato è quello che sul libro Pensieri lenti e veloci di Kahneman, che consiglio in maniera spassionata a tutti, viene chiamato il framing ampio, ovvero si tende spesso nella vita, così come nel trading per l'appunto, a concentrarci sui singoli episodi o addirittura su una frazione di un episodio, che ne so, adesso qua si esce ovviamente dal trading, però poi facciamo anche il paragone. Immaginatevi un'amicizia piuttosto che una storia con una ragazza che è andata sempre bene e alla fine è andata male o è successo qualcosa che per voi l'ha rovinata. Ecco, ci si tende a concentrare sull'episodio spiacevole, così come nel trading ci si tende a concentrare sulla singola posizione, dandogli troppa importanza rispetto alla totalità, che invece è quello che deve essere il trading, ok? Perché una posizione non è niente, si vince, si perde. Due posizioni neanche, 10, 100, 1000, lì sì che inizia a diventare un risultato significativo. Quindi il framing ampio, che si frappone al framing ristretto, che invece si concentra sul singolo episodio e sulla singola posizione, è erroneo, perché appunto ci viene da dare troppa importanza a quella posizione, magari va male, ci buttiamo giù, vogliamo tra virgolette vendicarci facendo un trade vincente, cercare di aggrapparci lì per recuperare la perdita, e si tende a darci appunto troppa importanza, a volte si vince, a volte si perde. Questa è un'altra lezione importantissima che il trading mi ha dato.
Ovviamente poi ci sono tutta una serie di insegnamenti corollari, ma fondamentalmente riguardano il vedere la visione d'insieme, la capacità di visione d'insieme, la capacità di pianificazione strategica e la capacità di razionalizzare una situazione dove altrimenti tenderebbe a prevalere l'emotività. E anche un discorso legato ai rischi, ecco, alla concretizzazione dei rischi, alla valutazione dei rischi, anche in questo caso non in framing ristretto, quindi uscendo dal vedere l'episodio in sé, ma cercando di contestualizzarlo con tutto l'insieme e valutare il rischio in maniera razionale, senza voler fuggire ogni volta dal rischio, vedendolo come un demone. Il rischio va controllato e, come dire, concretizzato, va fatto, bisogna farselo amico il rischio. Basta, chiudo la parentesi perché altrimenti divago, però una domanda che mi piace, andrei avanti ore a parlare di queste cose. Ciao Luca, primo live, grande Nicola, benvenuto, mi fa un sacco piacere, spero che diventerà l'abitudine che tu ci segua. E anche oggi posso dire io c'ero, mitico, questo è lo spirito giusto. Vice in holder, grandissimo. Ciao a tutti, questa volta ci sono anch'io e a me fa un sacco piacere e anche a tutti noi, perché più siamo e meglio è. Una domanda, gestire l'arbitraggio come comparativo ad Arbistar da fare noi in manuale e tutto gratis? Non credo di aver capito la domanda. Però per quanto riguarda l'arbitraggio, io ti dico quello che ne penso. L'arbitraggio è un qualcosa che tende a venire sopravvalutato, cioè è brutto perché c'è molto marketing intorno all'arbitraggio, quando in realtà non è minimamente facile e nella maggior parte dei casi non è nemmeno possibile, ok? Io l'unica forma di arbitraggio che funziona, che ovviamente non fa fare guadagni stellari, come insomma adesso va molto di moda, ci sono dei bot che fanno arbitraggio, non spiegano neanche bene come, perché, e garantiscono, o meglio dicono che garantiscono dei rendimenti costanti, ovviamente sono degli scammoni ciclopici che ultimamente va molto di moda, perché quando ci sono le bull run, quando il mercato è in salita, c'è una cosa negativa, ovvero che saltano fuori gli scam, perché si parla di Bitcoin e partono gli scammoni. In ogni caso, quello che vi volevo dire è che l'unico arbitraggio che conosco, o meglio quello che secondo me tende a funzionare, è quello, è il cosiddetto spread trading, quindi andare a sfruttare le differenze di prezzo degli strumenti derivati che ad esempio i future a lunga scadenza rispetto al prezzo spot, rispetto al future a scadenza precedente, e andare a beccare quei momenti in cui questo spread va, cresce in maniera rapida in poco tempo, perché poi ha una caratteristica di cosiddetta mean reversion, ovvero quando lo spread aumenta tanto tende poi a convergere, perché anche lì ovviamente lo strumento stesso per sua natura ha un pricing che a scadenza tende a convergere col prezzo spot e di conseguenza è inefficiente, ha un mercato inefficiente quello che tiene uno spread molto molto alto, quindi insomma è un'opportunità, c'è da seguirlo. Io stesso ho dedicato ad esempio su su TradingView una tab proprio dedicata allo spread tra i futures su FTX, perché ci sono i futures a due scadenze, insomma ne abbiamo parlato, adesso non voglio neanche tediare troppo con queste cose perché ci avevo dedicato poi un video, quindi se cercate cash and carry, che è questa strategia, lo trovate. Di altre tipologie di arbitraggio francamente che funzionano non ne conosco molte. Ovviamente sui derivati ci sono anche gli arbitraggi sulla volatilità, per dire, sempre FTX ai contratti move che possono essere arbitraggiati, non so come si dice, con le opzioni, con i derivati sulla volatilità, sempre su FTX, insomma si va un po' sul difficile, quindi se non capite molto di trading, ma non lo dico con disprezzo, cioè se siete nuovi del trading e qualcuno vi cerca di vendere qualcosa legato all'arbitraggio, voi fate subito un passo indietro nel dubbio, perché 99 su 100 è uno scammone gigante. Allora, bella, grandissimo, stesso posto, stesso live, faremo la canzone, la cover degli 883. Eccomi, ciao a tutti, ben ritrovato anche a te, ciao.
Ciao, questa settimana hanno rilasciato l'aggiornamento Catalyst per Kyber Network, che ha di fatto avviato la prima fase di staking. Che ne pensi del progetto Kyber? Il prezzo del token negli ultimi giorni sembra in stallo dopo un bel gain da inizio anno. Caspita, io direi che il gain c'è stato alla grande, cioè, ha fatto dei numeri incredibili Kyber. Ma da un lato lo comprendo, perché comunque se vediamo tutta l'hype, tutto il parlare che c'è stato intorno al mondo della DeFi, ovviamente Kyber è uno dei pool di liquidità più datati, più vecchi in quanto a storia, e quindi ha beneficiato di questo, oltre al fatto che ultimamente va proprio di moda il cercare di fare il liquidity mining, ovvero guadagnare i token di questi DEX, di questi pool di liquidità, fornendo la propria liquidità. E Kyber, così come il token che uscirà poi su Uniswap, uscirà il token su Curve tra poco, vi consiglio di seguirli con molta attenzione. Questi recentemente sono usciti, è quello di Compound, è quello che ha un po' dato lo slancio a tutto quanto. Poi ci sono gli altri token collaterali del mondo DeFi, magari non legati a questi pool di liquidità, ma comunque sempre della categoria Ethland, cioè quello di Aave, poi anche addirittura quelli SeFi, perché Celsius Network e Nexo hanno beneficiato. Insomma, c'è stato un po' di FOMO in questa direzione. Bisogna andare molto cauti, secondo me, perché laddove ci sono questi incrementi importanti, ecco, il mio consiglio è quello di andarci con i piedi di piombo e soprattutto di non sovraesporsi, perché si tratta di una probabile bolla. L'attenzione è su quello. Insomma, sapete bene che nel mondo delle altcoin, ancora di più che in quello di Bitcoin, si va a trend, no? Si va a cicli. C'è il trend delle ICO, il trend degli smart contract, il trend del cross-chain, il trend del, insomma, tutte quelle diverse applicazioni che una alla volta sono state sotto i riflettori. Vi ricordate quando c'era il boom del voler fare la supply chain su blockchain, per l'appunto, che c'erano quelle coin tipo Walton Chain, adesso non mi ricordo neanche quali altre, che avevano iniziato a pompare in una maniera incredibile e poi sono sprofondate nel vuoto. Chiaramente parliamo di due cose differenti, perché una è un po' un hype fino a se stessa, la DeFi invece è molto di più. Però bisogna stare attenti, perché A, gli incrementi di prezzo di questo tipo non sono minimamente sostenibili, e B, che dire, sui 1000 progetti DeFi alla fine se ne affermeranno un paio. Quindi ecco, mi raccomando, non compriamo alla cieca tutto ciò che contiene la parola DeFi, perché altrimenti è la classica scommessa, come il cercare il prossimo Bitcoin piuttosto che l'altcoin che farà 100 per niente. Questa era una piccola parentesi. Detto questo, io di Kyber ho un parere estremamente positivo, proprio perché è uno dei primi progetti nati che ha sempre dimostrato di funzionare, attualmente sta funzionando. Attenzione però al discorso del prezzo, perché i fondamentali e il prezzo spesso e volentieri sono disgiunti, magari c'è una vaga correlazione, ma il prezzo prezza appunto n volte i fondamentali. Se c'è un qualcosa di positivo, adesso che si parla appunto solo di DeFi, se leggete le news, la stampa non dice altro che la DeFi è solo all'inizio, c'è ancora molta strada da fare, i prezzi saliranno, eccetera eccetera, antenne dritte, perché si tratta appunto di una bolla gigantesca. Quindi io non credo che continueranno a salire all'impazzata in questa maniera ancora a lungo, perché stiamo parlando veramente di prezzi che stanno facendo dei multipli di se stessi. Quindi non dico che è un altro 2017, ma ci stiamo andando molto molto vicino. Ne ho parlato proprio ieri nel video dove ho cercato di allarmare riguardo ai rischi di una possibile bull run di Bitcoin, sempre se ci sarà, ovviamente, perché non bisogna mai dare nulla per scontato. Io me lo auguro, cioè penso che comunque prima o poi un altro ciclo rialzista lo vedremo, e ovviamente ecco, si tende a farsi sopraffare anche in questo caso dalle emozioni, dalle notizie che proiettano in avanti il presente. DeFi sta andando bene, boom, allora sarà l'anno della DeFi, il secolo della DeFi, siamo solo all'inizio. Queste classiche frasi, insomma, che dovrebbero farci appunto allontanare piuttosto che avvicinare. Ciao Luca, ma questo allarmismo su USDT è giustificato secondo te? Guarda, ti dico quello che ne penso. USDT è sotto i riflettori da sempre, praticamente. Da ogni tanto, ogni anno, ogni tre mesi, ogni sei mesi si parla male di USDT, e prima anche di Bitfinex. Adesso è da un po' che non ne sento parlare male, ma perché fondamentalmente i due progetti sono legati, ci sono delle persone chiave in comune che poi hanno abbandonato forse Bitfinex, adesso non ricordo
ricordo bene com'è andato. Fondamentalmente quello che ne penso io è questo: al momento credo che si tenda a sopravvalutare negativamente la possibilità appunto che USDT collassi o cose di questo tipo, che anche questa appunto è una narrativa già sentita, proprio perché comunque USDT alla fine, sì è vero, non ha mai subito particolari audit né ha subito particolari indagini, perché tende un po' a spostarsi nei posti più convenienti. Attualmente penso che sia in qualche posto esotico la sua sede, proprio per evitare la tassazione, la fiscalità, tutti quei discorsi qui, minimizzarli insomma. Però io credo che per suo interesse in primis e per interesse poi del mondo cripto, comunque appunto sia una costruzione che sta in piedi, ecco. Ovviamente dall'altro lato c'è il discorso che è una stablecoin centralizzata, e a me non piacciono queste tipologie di stablecoin, perché fondamentalmente fanno fare un passo indietro al mondo delle cripto, nel senso, noi al momento c'è assolutamente bisogno delle stablecoin nelle cripto, però fortunatamente l'evoluzione del mondo delle cripto ci sta mostrando la possibilità di creare delle stablecoin slegate da un conto bancario che ti dice: guarda, qui ho un miliardo, ci sono un miliardo di USDT, che ovviamente insomma poi sta alla gestione di chi c'è dentro di tenerla in piedi, di farla andare bene, perché poi magari quel qualcuno che c'è dentro, allettato dall'avere tutto quel capitale, tenta di investirlo, tenta di specularci per farlo crescere e intascarci qualcosa. Insomma, sono atteggiamenti molto molto probabili, però ripeto, la priorità assoluta per Tether secondo me al momento è di far sì che qualsiasi controllo, qualsiasi indagine dovesse subire vada bene, perché altrimenti loro sono i primi a perderci e il mondo delle cripto avrebbe un grosso problema. Ripeto, è una narrativa che va avanti da secoli, quindi è sempre da tenere a mente, però senza fare del panico, ecco, questo è quanto. Senza il video su YouTube sono rimasto appeso nella gestione del trade automatico, soluzioni temporanee. Allora, nel nostro canale Discord qualcuno aveva scaricato il video stesso, i video stessi, quindi se magari ci entri li dovresti trovare, c'erano i link, dovrebbero ritornare, spero il prima possibile. Adesso romperò ancora un po' le scatole al support di YouTube in questi giorni. Ho letto il white paper di Ample, ma non ho capito niente. Riesci a spiegarmelo come lo spiegheresti a tua nonna? Allora, ti dico la verità, non l'ho minimamente letto, quindi non te lo posso spiegare, ma magari lo farò. Ditemi voi, è interessante come progetto secondo voi? Qualcuno lo conosce? Qualcuno ha voglia di spiegarlo? Perché comunque un'altra cosa che mi piacerebbe vedere, mi piace vedere, perché in realtà accade in questi live, è magari che qualcuno di voi può aiutare gli altri che fanno domande rispondendo laddove io non ho la risposta pronta, come appunto sulle altcoins, che non sono esattamente il mio pane quotidiano. Io seguo di più le major, chiamiamole, e se mi chiedete magari qualche nuovo progetto, white paper, ok, non sono sul pezzissimo sempre, ecco. Non l'hai mai detto, gustoso, butto tutto su Bitcoin. Non ho capito, ma se cerchi di buttare tutto su Bitcoin... Non ho capito il senso della domanda, spiegamelo meglio. Domanda: sto cercando di abbonarmi ma non mi chiede l'account Amazon Prime. Strano, perché se tu hai Amazon Prime devi fare innanzitutto Twitch Prime, e poi con Twitch Prime puoi fare l'abbonamento a costo zero, quindi farmi la donazione e a te non costa chiaramente nulla. Magari prova a googolare. Volevo fare un mini video tutorial per spiegare magari come funziona, però penso che sia veramente semplice, dovrebbero essere proprio due o tre step. Ciao Luke, ma perché c'è questa grande paura di detenere USDT? Esiste una stable meno rischiosa di altre? Adesso qualcuno mi deve spiegare da dove arriva questa esagerazione di negatività verso USDT, cioè qual è la fonte, chi è che ha divulgato questo panico? Ve l'ho detto, è una cosa ciclica, ogni tanto salta fuori che USDT sta per collassare. Quante volte si è già sentito? Ecco, sinceramente non credo che accadrà molto presto, ve lo dico con sincerità. Dal punto di vista dei fondamentali di USDT, sono d'accordo che non è bene, però USDT è al momento un pilastro del mondo cripto, quindi io non credo proprio che collasserà, nessuno ne ha interesse.
Puoi guardare l'oro, va bene, dopo lo guardiamo, anche perché è una posizione abbastanza di medio-lungo termine sull'oro, ce l'ho da tempo, ve l'avevo condivisa anche sul nostro canale Telegram, quindi poi lo guardiamo, anche perché c'è Pax Gold per noi criptofili per investire in oro, quindi. Dunque, ciao a tutti, per me è la decima live, posso ricevere delle shitcoin? Grandissimo, da decima live, mi piace. Riuscita, notizia oggi su Tether, ma che notizia è uscita? Io avevo visto soltanto che vogliono insomma andare a scoprire qualcosina in più gli enti regolatori, ma ci sta, nel senso le indagini sono giuste, vanno fatte, non deve essere un castello d'aria, però da lì a dire che è insolvente o cose simili, insomma ce n'è di... c'è molta distanza, quindi il panico non va mai bene a prescindere, cioè quando è ora di dubitare di qualcosa allora lo si fa, ma seminare panico prima che le cose accadano non è mai bene, secondo me. Mi interesserebbe analisi del grafico di Stellar, dopo la facciamo, anche perché è interessante. Cosa ne pensi di un piano d'accumulo di Bitcoin in value averaging in questo momento? Ma guarda, va sempre bene, del tipo che quando uno vuole investire in Bitcoin e non ha particolarmente voglia di seguire i grafici a fare trading, quello che mi viene veramente da dire è la base è proprio andare a fare un piano d'accumulo, un dollar cost averaging, un frazionare un po' di ingressi ogni tanto e basta, è veramente la cosa più importante. In questo modo si tende a mediare il prezzo d'ingresso, non ci si espone troppo su un prezzo, ci si sposta un po' dalla scommessa all'investimento proprio per questa mediazione e si punta ovviamente su un uptrend nel tempo, ciò su cui si basa il concetto di investimento in un asset sul lungo periodo. Una tua opinione su Algorand? Allora, io ti dico la verità, non mi fa impazzire Algorand come progetto, secondo me c'è di molto meglio. Avevo visto un po' non so nel dettaglio di che cosa si tratta, ho visto più o meno che è affine, anche se non è esattamente nella categoria al mondo DeFi, ma preferisco altri progetti DeFi. Qualcuno il live scorso aveva detto ad esempio che è meglio Cava, io mi trovo abbastanza d'accordo. Non mi fa impazzire, il grafico è da un po' che non lo guardo, magari poi ci diamo un'occhiata. Mettere rendita stablecoin su piattaforme SeFi, quali piattaforme, quali stablecoin? Allora io francamente sul discorso stablecoin tendo a diversificare, proprio per andare a diversificare i rischi, tra quelle che ovviamente sono supportate. Principalmente ci sono USDC, USDT, poi qualcuna supporta DAI, che a me piace molto ovviamente come filosofia soprattutto, poi c'è TrueUSD che qualcuno supporta, poi mi pare ci sia quella di Gemini che mi pare si chiami GUSD. In ogni caso la diversificazione è la chiave, secondo me. Alla fine ci sono tre categorie di stablecoin, ci sono quelle certificate regolamentate, diciamo, che sono quelle appunto erogate da istituzioni come può essere USDC, che hanno il loro contro perché sono centralizzate alla fine. Poi ci sono quelle centralizzate non ancora regolamentate, diciamo così un po' super partes, che si tratta di USDT, e poi ci sono quelle decentralizzate, deregolamentate, che al momento c'è soltanto DAI. Mi piace molto il progetto di Reserve in questi termini, che punta a creare una stablecoin inizialmente legata ad altre stablecoin, in seguito si svincolerà da esse e diventerà decentralizzata simil DAI, e lo scopo finale è slegarsi addirittura dal peg al dollaro, diventare un stablecoin stable in quanto a potere d'acquisto, quindi resistente anche all'inflazione. È un progetto di cui ho parlato in un video recente e che cito spesso e che ricordo che mi piace veramente veramente tanto. Quindi quali stablecoin, l'abbiamo detto, quali piattaforme? Io personalmente utilizzo Nexo, Celsius Network e BlockFi di piattaforme SeFi. Molti mi segnalate crypto.com, ma io continuo a preferire le altre che sono un po' più istituzionalizzate, diciamo così.
Ho studiato un attimo le statistiche di movimento delle dApp sulle varie platform di sviluppo. Polka e Cosmos distaccano tutti di parecchio. Non aggiungo altro. Sì, Cosmos è molto molto interessante, è un progetto solido su cui si basano tantissimi altri progetti, tra cui mi pare anche la Binance Chain, per dirne una. Insomma, è una piattaforma, un protocollo, chiamiamolo così, di interoperabilità, una sorta di ponte costruibile tra le diverse blockchain. È veramente un pilastro, secondo me, di quella che sarà la prossima generazione di applicazioni su blockchain. Puoi collegare ad esempio Ether al resto, puoi collegare una blockchain a un'altra, fondamentalmente. È importantissimo. E Polkadot è la nuova generazione di questi protocolli che insomma è già in mainnet, mi pare. C'è ancora da svincolare il token, però sicuramente vale la pena seguirlo. T-shirt analisi tecnica, magliettina che ha grande l'analisi delle magliette che danno il bias sul mercato, magliettina casual color grigio nebbia, molto neutrale, aspettiamoci una noiosa lateralità. L'hai proprio detto, infatti guarda, non, volumi bassi, range, niente di che, domanda offerta che si equivalgono, però in realtà c'è uno spunto di riflessione sul grafico, tra poco ci arriviamo. Come funziona per le shitcoin? Funziona che tu guardi il live, fai domande e guadagni shitcoin. Tante più shitcoin quanto più rimani collegato e quanto più come dire, intervieni, partecipi all'evento, al nostro live. Hai intenzione di saltare ancora il sondaggio? Assolutamente no. Anzi, facciamo subito un sondaggio su USDT. Facciamolo, dai, già che abbiamo trattato il tema. Allora, ve lo butto immediatamente lì. In particolare, cos'è che vi chiedo? Vi chiedo se secondo voi USDT collasserà. Buttiamola lì. Allora, no, sto facendo del casino. Allora, nuovo sondaggio. USDT collasserà? Visto che mi avete già fatto in due la domanda. Secondo me sì, oppure secondo me no. Vediamo, sono curioso. Iniziamo il sondaggio. E per votare, eccolo lì, è sopra, menu a tendina, tac, potete votare. Non fatevi influenzare da quello che ho detto io, perché io ho un'opinione, io non sono il contenitore della verità né un oracolo. Io è quello che penso, è che appunto c'è un po' troppo panico nell'aria, così come c'è stato già in passato. Ho tre domande, ottimo. Analisi Synthetix Bitcoin, analisi Nexo Bitcoin, anche in relazione alla data del 5 agosto per i dividendi. Curve, quale Bitcoin mettere per ricevere il loro governance token? Ecco, vi ricordo che Curve, come ho detto poco fa, erogherà il suo token CRV, che è appunto un governance token. Curve è un progetto di cui ho discusso sempre in uno dei miei ultimi video sulla DeFi, è un pool di liquidità tra asset, cioè è un contenitore di pool di liquidità, perché ce n'è più di uno, tra asset, sondaggione, che ti lamenti, volevi il sondaggio, c'è il sondaggio, poi magari ne facciamo anche un altro. Proponete anche i sondaggi. Comunque dicevo, Curve è un contenitore di diversi pool di liquidità, i quali si può fornire liquidità o che si può usare per scambiare. Sono dei pool di liquidità caratterizzati dal contenere asset equivalenti, tipo RenBTC, WBTC, tipo tante stablecoin, insomma tutti asset che valgono uno come l'altro. E tra poco, ovviamente fornendo liquidità si guadagna una rendita passiva, utilizzandolo per fare gli scambi si paga una fee, come se fosse un exchange ma decentralizzato. Quello che vi stavo per dire è che il token CRV sta per essere erogato, non si sa ancora quando, come, perché, ma però sappiamo che verrà erogato un token governance e funziona col solito concetto di liquidity mining, ovvero voi date liquidità, voi utilizzate Curve, riceverete in parte, in percentuale rispetto alla quota vostra della piattaforma, il token CRV. E attenzione, è retroattivo, sarà retroattivo, mi hanno comunicato, e quindi se voi lo state già utilizzando adesso, anche se il token arriverà più avanti, appunto riceverete i token che vi sono dovuti già da adesso. Mi raccomando, importante questa cosa. Le altre due cose le guardiamo dopo, perché sono relative ai grafici.
Allora, ciao a te, presente anche oggi all'unica alternativa Pornhub nel mondo del web, addirittura. Qualcuno mi aveva addirittura proposto di caricare i video su Pornhub, che così non, YouTube non me li censura, non me li banna. Fantastico. Ciao Luca, sempre presente, non mi perdo un live, sei diventato un must have, che dire, sono veramente lusingato di sentirtelo dire. Charles Hoskinson di Cardano, di cos'è, IOC, come si pronuncia? Nell'ultima intervista prendeva in giro EOS e Dan Larimer. Qualcuno lo avvisi che per adesso il progetto Cardano è una ghost chain e ha una capitalizzazione attuale che è al 50% puro hype. Completamente d'accordo. Guarda, ma lui è di un'arroganza pazzesca. Mi ricordo che ha già fatto degli exploit simili in passato. Se la crede veramente troppo, io non lo sopporto come personaggio. È un po' un Roger Ver per capirci. Sono molto affini come personaggi. Non lo godo e sono d'accordo col fatto che appunto chi è che usa Cardano? Vedete, conoscete qualche progetto basato su Cardano? Io no, quindi mi raccomando, statene buono. Ciao New sui video mancanti di YouTube, stavo seguendo la serie sul trading automatico ma li hanno tolti. Guarda, mi dispiace un sacco. Stasera scrivo ancora al support. Sono 3 settimane oggi che me li hanno tolti e che mi dicono che ci stanno lavorando. C'è il loro fantomatico team, our team lo chiamano, questo ente fantasma che risiede in qualche fortezza sottoterra, qualche sala server nei meandri della sede di Google, che sta guardando uno a uno tutti i miei video. No, non credo proprio. Diventeranno esperti di cripto altrimenti, e li sta valutando, insomma. Allora, ho 3 domande, le ho già lette, ma sì, no, le hai scritte 2 volte? No, sì, sono le stesse. Bene, va, ripetita Juvent, ma le abbiamo già lette. Ciao, eccomi in ritardo, ma non importa, il ritardo fa parte, ce l'ho nel sangue io. Qualcuno fermi Cardano, si rosica alla grande. È vero, mamma mia, che incubo. Io stavo per entrare. Io e Cardano ovviamente avevo in mente una posizione speculativa, non da holder, perché anch'io non sono un grande fan di Cardano, e l'ho missata per tanto. Così, più o meno, all'incirca, e io ho odiato veramente la vita in quel momento lì. Allora, Luca, che dire? Mi hai costretto a scaricare Twitch. Guarda, spero che ti piaccia. A me piace molto Twitch come piattaforma, come social media. Quindi spero che piaccia anche a te. Nel frattempo termina il sondaggio e vince il no, io mi trovo d'accordo. L'82% di voi, quindi vince parecchio, pensa che USDT non collasserà. Bene, questo ve lo dico in più, ecco, a quello che abbiamo già detto. Dunque, è quando. Ok, dove siamo arrivate? Stasera sondaggio, ne abbiamo già fatto uno di sondaggio, ma forse questo messaggio è di prima. Si accumulano troppo i messaggi delle chat. Notifica: The Crypto Gateway sta trasmettendo live e ci si gasa subito. Grande, grandissimo, mi stai gasando. Guarda come mi gaso anch'io a leggere sti commenti. Luca, hai sentito parlare di Swissborg? Che ne pensi? Ecco, un'altra cosa che mi dovete spiegare. Da dov'è uscito sto Swissborg? Da dove caspita è uscito? Che cos'ha di particolare? Non lo so, forse sta distribuendo degli airdrop, starà regalando soldi in giro. Non lo so, non ci trovo un perché io a questo Swissborg. Che cos'è? Un wallet, un exchange, un. Boh, non lo so, è marketing fino a se stesso, col suo token che ho visto che ha pompato parecchio, ma non mi capacito della ragione. Spiegatemelo voi, vi prego, qualcuno me lo spieghi. Lo leggo ovunque, ma non capisco il perché. Mi sembra l'ultima trovata marketing del mondo cripto. C'è un problema, chat doppia per tutti. Oh no, speriamo di no. Swissborg l'ho provato, ha commissione doppia rispetto a Coinbase Pro. Bene, ecco un motivo per non usarlo. C'è 1.000 shitcoin, non ci arriverò mai, però il vero vantaggio è ascoltarti. Ma sì, dai, non t'abbattere, ci arriverai, vedrai. Buonasera, gasatissimi. Grande, grande, grande. Aspetto ancora una tua risposta in Discord per il trading automatico. Sì, hai ragione, li ho letti i tuoi messaggi e adesso, appena ho un attimo di tempo, ti rispondo, promesso. Ti chiede anche il KYC. Oh no, mi è saltato ancora la chat. Aiuto. Dove siamo finiti? Dove è? Nexo su catena BNB.
Come si mette su Binance per vendere contro BTC? Allora, sul Binance DEX si farà, perché cioè se è sulla Binance Chain si trada sul Binance DEX. Potresti fare un approfondimento per massimizzare i profitti in holding? Ne avevo fatto uno che mi è stato raso al suolo da YouTube, dove presentavo 5 metodi, 5, non 3, era un 5 girato un po' strano, per appunto ottenere una rendita passiva sui propri holding di Bitcoin, che fondamentalmente è quello di cui parliamo un po' ogni giorno, ovvero le piattaforme di SeFi, DeFi adesso si sono aggiunte, poi abbiamo i lending sugli exchange che ormai tutti quanti fanno, lo staking, le forme di arbitraggio tipo cash and carry, che però un po' da pro, erano quelli che avevo trattato, magari lo rifaremo, dai, è anche aggiornato. IRD cosa diavolo ha combinato? Sì, l'ho notato e ti ho anche pensato quando l'ho visto, perché in tempi non sospetti ce l'avevi scillato alla grande ed effettivamente ha fatto dei numeri comparabili con poche altre coin, direi. L'ho preso a 22, venduti un po' a 120, ma poverino, e adesso non so che fare con quelli rimasti. Guarda, ti lascio il mio wallet così me li mandi, facciamo così, che ne dici? No, sto scherzando ovviamente. Tutti che non sanno come, quando fare take profit, esatto, guarda, è una cosa, forse è la cosa più difficile paradossalmente, perché ci si concentra sempre sul quando entrare ma mai sul quando uscire, come un po' anche nel mito dell'holding, no? Che tutti vogliono holdare Bitcoin, sì, ma fino a quando? Quando hai intenzione di venderli Bitcoin? Mai? Qua nel 2025, nel 2030, un po' all'anno, nessuno lo sanno. Adesso Swissborg regala random da 1 a 100 dollari in Bitcoin, tac, eccolo, lo sapevo io. Sarà il motivo probabilmente che hanno un buon referral program, quindi verrà shillato ai massimi e insomma regala i Bitcoin, e scommetto che devi fare il KYC però per farlo. Bene, bene, bene. No, cosa stavo dicendo? Che sul take profit, importantissima questa cosa, perché quando si fa un trade è difficile. Io adesso sto giocando un po' col Forex, no? E una delle domande che ho fatto in Discord, perché mi confronto con altri che sono più esperti di me, faccio un saluto a Magic Neil a tal proposito, che lo assillo con le mie domande. Una delle domande è stata proprio: ma col take profit come ti comporti? Perché fondamentalmente ci sono un po' due scuole, no? Di take profit in generale, non solo nelle cripto, cioè in tutti gli asset, ovvero: io metto il take profit predefinito all'ingresso della posizione o lascio correre i profitti, come si suol dire, con una posizione, quindi trend follower? E quello è uno sempre dei miei grossi dubbi. Nelle cripto meno, perché di solito me li so gestire un po' meglio, perché non ci sono le chiusure overnight, quindi è un mercato continuo, e quindi io tendo a preferire a fare un'esclusione del rischio e poi lasciar correre le posizioni, a meno di Bitcoin, che la lascio sempre aperta e al limite la copro con qualche short. Sul Forex invece ho avuto più difficoltà, perché chiudendo il mercato la notte poi riapre magari il giorno dopo con della volatilità, quindi io mi chiedo: ma lascio aperta una posizione, la lascio correre, oppure piuttosto la chiudo, faccio il mio take profit lì e non ci penso più? E quindi insomma è quello un po' il discorso. Riguardo alla strategia dei take profit, che potrebbe essere benissimo l'argomento di un video, quindi quando uscire da una posizione, quando prendere profitto, è una cosa alla quale si dovrebbe ovviamente pensare prima di aprire la posizione. Cioè, la prima domanda da fare nel momento in cui, ne abbiamo parlato anche ieri nel video proprio sugli errori da non commettere, improvvisare è un errore da non commettere. Io voglio comprare Bitcoin, allora perché lo voglio comprare? Con che prospettiva? È un investimento? È un trade? È speculazione? E in quel caso lì decido quando e come fare take profit. Esempio, se è un investimento faccio il mio piano d'accumulo e magari faccio un exit strategy ogni tot tempo, oppure voglio aspettare, li vincolo almeno 5 anni e da 5 anni in poi ogni mese faccio un po' di exit, insomma un discorso di questo tipo, piuttosto che lo alloco al 10% del mio portafoglio e se aumenta vado a spostare quindi l'eccesso in altri asset, oppure lo liquido in cash. Queste sono strategie da avere in mente. Se faccio trading, chiaramente, perché faccio trading su una posizione, su un setup, quindi lì non si pone neanche tanto il problema. Io entro, ho il mio take profit, piuttosto che i miei segnali che mi dicono quando inizia e termina il trend, e quindi entro e esco seguendo quelli. Ecco, allora, dunque, secondo te qual è la miglior stable coin?
Caspita, una bella domanda. Io diversifico perché mi fanno tutte schifo le stablecoins. No, a parte gli scherzi, forse la più, tra virgolette, sicura, cioè le più sicure sono quelle un po' istituzionalizzate, quindi tipo USDC, True USD, quindi TUSD, e poi quale altra? Ce n'era forse un'altra, non mi ricordo, però insomma, cioè quelle in un certo modo regolamentate e erogate da istituzioni, non magari Tether. Tether la metto, onestamente, la metto un gradino sotto a quelle lì. Mi piacerebbe un tuo parere su Cava, me l'hanno segnalata come interessante collegata alla DeFi di Binance, è assolutamente interessante, io ho una posizione aperta speculativa long e fondamentalmente tu vincoli all'inizio i tuoi BNB per ottenere una stablecoin che gira su Binance Chain, insomma, proprio perché quella è Gemini Dollar, esatto, Pax, bravo, bravo, anche quella, anche Pax è una stablecoin tra quelle istituzionalizzate, erogata da Paxos, che è quello di Pax Gold, tra le altre cose. Dicevo che il progetto Cava ti permette di vincolare all'inizio i tuoi BNB, in seguito anche altri asset, ed erogare questa stablecoin su Binance Chain. È un progetto con del buon potenziale perché ovviamente è incubato da Binance e di conseguenza insomma ha uno sviluppo a cui i fondi non mancheranno senz'altro, il marketing non mancherà, era risultato da una IO, quindi da un launchpad di Binance stesso e sta molto a cuore a loro perché vedo che ne partecipano parecchio. Quindi, che dire, vale sicuramente la pena seguirlo. Sulla Binance Chain, tra l'altro, è il primo, mi pare, non vorrei dire una castroneria, ma è il primo. La Binance Chain ha tra le basi proprio l'interoperabilità tra blockchain, quindi potrebbe avere davvero del gran potenziale. Di Luxo, che parere hai? Non la conosco, mi spiace. Potresti dare un'occhiata a Link USD? Assolutamente sì, tra poco la andiamo a seguire anche perché vedo che abbiamo macinato un po' di minuti, quindi è il momento di andare a vedere i grafici quasi, quindi me lo segno. Eccomi, buona serata a tutti, buona serata anche a te. Guardi un po' il mio amato Atom con Stargate Testnet, sono sicuro che vada a cifre da raddoppio. Via, scilliamo. Comunque sì, lo guardiamo. Allora, le tre domande a cui abbiamo già risposto. So da Discord che ti interessa Polkadot. Mi spieghi perché, che vantaggio potenziale ci vedi? Allora, premetto che lo sto ancora approfondendo, però la community, gli sviluppatori che ci sono dietro mi piacciono, c'è molta attività e mi piace il settore su cui lavoro, ovvero l'interoperabilità cross-chain. E quindi avevo seguito al tempo altri progetti simili di interoperabilità, come quello che si chiamava Chainx, eccolo qual era, e sono progetti molto interessanti. Polkadot, tra l'altro, se ne è parlato molto, poi è caduto un po' in sordina, probabilmente perché il suo token non è ancora libero, tra virgolette. Quindi lo tratteremo e vorrei anche dedicargli un video prima che magari diventi mainstream, così da capirlo meglio tutti quanti. SUSD se la dimenticano tutti. Ah, ecco, SUSD, è vero, è vero, è vero. C'è anche quella di Synthetix di stablecoin. Tra l'altro, Synthetix sta facendo dei numeri recentemente. Ha fatto il suo ultimo aggiornamento che ha un bel nome, tra l'altro, molto altissimo. È Aldebaran, qualcosa del genere. E quindi, insomma, Synthetix è un ottimo progetto. E SUSD, che è la sua stablecoin, anch'essa merita attenzione perché fa parte di quelle non pegate ad un conto bancario, insomma. Tra l'altro, esatto, è stato listato su Binance ieri e mi pare che non abbia né dumpato né pompato. Vediamo quando sarà listata su Coinbase. Sì, me lo aspetto anch'io. In coda in autostrada. Mi sa che sarà il mio destino stasera perché volevo andare via, vediamo come andrà. Se collassa salta tutto, vero, verissimo, verissimo. Io butti un occhio su Vette Cava, volentieri, volentieri. USDT collasserà, ma non adesso, tra qualche anno. Giusto il tempo di essere rimpiazzato dalle varie stablecoins in giro, in primis Binance USD, Boost. E sarebbe anche naturale come cosa, visto che USDT è comunque strettamente legato a Bitfinex. Sì, è vero. Oddio, sul collassare, ripeto, non so, non mi esprimo ancora, però credo anch'io che non è imminente, ecco, non la vedo una cosa imminente.
Appena abbonato al tuo canale Twitch, ti ringrazio veramente tanto, tantissimo. Vediamo cos'altro abbiamo, perché adesso volevo passare all'analisi dei grafici, che è il momento più atteso. Sondaggio Dogecoin a $10 entro fine 2020. No, sondaggio potrebbe essere qual è la prossima altcoin che viene shillata, però dovrei fare una quantità di risposte possibili che è più lunga dello schermo stesso. Hai la carta Nexo? Io l'ho richiesta, ma ho l'impressione ci voglia tanto tempo. No, non ce l'ho in verità, perché comunque non mi interessa prendere prestiti, utilizzare le cripto come collaterale per liquidità. È un utilizzo interessante, ma in Europa dovrebbe arrivare senza problemi. Dice ci voglia tanto tempo. Da quant'è che l'hai chiesta? Non lo so, giuro, non ho la più pallida idea. Se tu dovessi partire da zero, quale sarebbe la tua prima forma di investimento? Guarda, il primo investimento da fare è formativo, nel senso bisogna capire bene i mercati, capirli bene e poi investire quando li abbiamo capiti e ci sembrano dei buoni investimenti. Quindi io probabilmente mi orienterei sui mercati tradizionali, se non sapessi ancora nulla di nulla, perché è più facile, okay, capire quello che c'è dietro. Comunque sono aziende di cui si può capire il modello di business. È vero, non ci puoi andare a scavare più a fondo di un tot, però hai dei dai, più dati sicuramente rispetto che sui token e sulle cripto. Poi, conoscendomi, investirei, l'ho fatto, quindi lo rifarei, di investire anche sulle cripto una volta che le capisco. Però io partirei sicuramente dai mercati tradizionali, meno volatili, più gestibili e insomma meno, come dire, ansiogeni. Ecco. Allora, oggi ti seguo da lavoro, grande, non lavorare troppo. E cosa non mi invento pur di farmare shitcoin? Grandissimo. Sì, Swissborg è sulla bocca di tutti solo perché praticamente regala qualche dollaro in Bitcoin se ti iscrivi. E te pareva, per nulla, per giunta. Le fees per i non premium sono belle sconvenienti, ecco, te pareva. Un video interessante potrebbe essere come gestisco i take profit. Esatto. Amante di RD dal primo giorno, ma come faccio a non prendere profitti? È assurdo. Poi è chiaro che se uno investe molto meno è più facile holdare. Verissimo, verissimo. No, è importante. È un tema che approfondirò, promesso, me lo segno. Io li vendo a fine agosto tutti i Bitcoin. Caspita, tutti in una botta. Esco quasi da tutto, lascio giusto 100 euro in USDC a fare quei quattro spicci, ce li lascio per una decina d'anni, se tra 10 anni ci sono ancora buono, ma mi va bene, se non ci sono più amen. Ma non ho capito, cioè a fine di questo agosto tu vuoi uscire completamente, ma come mai? Cioè c'è un motivo particolare? Tutto in una botta così, tra l'altro, non rischi di sovraesporti appunto ad un singolo prezzo. Metti che a fine agosto arriva una candelozza rossa che abbatte il prezzo di Bitcoin, usciresti lo stesso? Non lo so, mi fa strana questa strategia. Poi, per l'amor di Dio, non sono nessuno per giudicare. Io sono ancora fermo al compra e pentiti. Ma perché pentiti? Mai pentirsene, perché bisogna sapere perché lo si fa. Se te ne penti, hai sbagliato qualcosa. Anche io streammo e sono molto familiare con Twitch. Grande, continuo a portare questo format su questa piattaforma, che questo format manca. Mi fa molto piacere. Tu vai sei di se appartieni al settore gaming o sempre qualcosa di simile al mio, insomma, sono curioso. Bene, bene, 50 minuti, direi che è l'ora di andare a vedere un po' di graficozzi, ok? Che ne dite? Cominciamo subito. Allora, chiudiamo Telegram che ce l'ho aperto dietro, se no mi poppano le notifiche. Allora, partiamo da Bitcoin, poi torno da voi, quindi per adesso pausa alle domande, diamo un'occhiatina ai grafici e dopodiché torniamo alle domande, quindi tenetevele per tra poco. Allora, guardate Bitcoin che lato macro nulla di nuovo sotto il sole, ovvero dentro al range compreso tra range low e range high, che si è spostato un pelino più su dopo questo falso break maledetto, e quindi lateralità, bias neutrale dopo un pump, però ve l'ho detto, è durato talmente tanto il range laterale che ha spostato il bias, la determinazione del bias dal movimento precedente a quello attuale, perché i volumi si stanno concentrando assolutamente qui. Sarà un'accumulazione? Sarà una distribuzione? Questa è la domanda da un milione di dollari. Chi
potremmo farne addirittura un sondaggio. E il discorso è che si è mosso talmente tanto volume, guardate quanto, e secondo me se andiamo ad ampliare anche la zona visibile rimane comunque il point of control assoluto quest'area. Adesso stiamo forse esagerando un pochino, però se andiamo, guardate, questo è un po' il fair price attuale di Bitcoin, questo pancione che va dai 10.004 agli 8.000 anche, è un po' la zona centrale, insomma, di questi ultimi anni in Bitcoin. In particolare, ovviamente, se andiamo a concentrarci sull'ultimo movimento, questo range occupa una posizione da attore protagonista, proprio perché ci stiamo muovendo qui dentro da tantissimo tempo, quindi si accumulano tanti volumi. Questo significa che Bitcoin passa di mano in mano, il mercato, diciamo, si stabilizza, si adagia su questo livello di prezzo, diventa la nuova base da cui partire nel movimento che ne seguirà, nel prossimo trend. Se il prossimo trend sarà rialzista, sarà il massimo, perché il precedente era rialzista. Abbiamo una lateralizzazione duratura che consolida il movimento, una ripartenza rialzista, e probabilmente quindi avremo una grossissima partecipazione alla tanto agognata bull run, anche perché andremo ad affrontare dei livelli di prezzo che storicamente hanno una certa rilevanza. Ne abbiamo parlato anche negli scorsi live, ma vale la pena ripeterlo. Abbiamo questo top, come vedete, in zona 10.200, abbiamo quest'altro top che ci stiamo più o meno navigando intorno adesso, poi abbiamo sempre i 10.200 qualcosa qui, vedete questa sorta di triangolo. Insomma, abbiamo capito che è un livello decisamente importante, e bucarlo, porco cane, se sarebbe un segnale forte. Allo stesso modo però sarebbe forte un segnale di ribasso, quindi una perdita del range, perché innescherebbe un movimento ribassista, appunto con la stessa, perché sarebbe controtendente a quello precedente, però un movimento ribassista originato da un movimento laterale duraturo, e quindi una sorta di doppio n-uplo massimo, perché alla fine abbiamo toccato gli stessi livelli più volte, che ha causato una distribuzione e poi un movimento di ribasso. Dove arriverà il ribasso sarà, come dire, importantissimo, fondamentale, basilare per il futuro di Bitcoin, perché se il ribasso comunque non va a violare certi livelli chiave, per me il più importante è questa area che termina in basso con i 6.890, 6.900 circa, insomma, abbiamo la permanenza di un bias rialzista. Quindi io ammetto la possibilità di andare a pescare un po' di liquidità da qui, così magari fanno impanicare qualcuno e vanno a fillare i long, e poi a ripartire. Potrebbe tranquillamente succedere, quindi bisogna stare attenti ai falsi movimenti e alle trappole che, quando ci sono livelli così importanti e come dire, movimenti così ampi in gioco, diventano molto frequenti, quindi occhi aperti. In ogni caso, fin tanto appunto che permane questo livello che viene difeso, rimaniamo in un bias per me positivo. Al contrario, se lo dovessimo perdere, sarebbe un bruttissimo segno, perché è a rischio tutta la struttura macro di Bitcoin. Rischiamo di avere un'ulteriore fase ribassista, cosa che sembra che vogliamo invece superare. Per ora invece siamo all'interno del range, quindi gli scenari che abbiamo dipinto poc'anzi sono relativi al bucare il range, quindi alla fase successiva. La fase attuale invece è molto più noiosa, nel senso, siamo in lateralità all'interno di questo range, ci muoviamo poco alla volta, al momento siamo in una fase ribassista all'interno del range, caratterizzata da lower highs e lower lows, tac e tac. E fin tanto che non si inverte questa situazione qua, insomma, c'è un po' di forza di gravità che tende ad attrarre il prezzo verso il range low, che è 8.600-8.700, insomma, questa area qua sotto. Il pattern che vi dicevo poco fa, che si sta ripetendo ad ognuno di questi lower highs, è questo: tac, 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 e forse tac, dipende. Ovvero, abbiamo domanda che fa il cosiddetto sweep, ovvero va a fare una spazzata fuori da una resistenza,
per prendere un po' di liquidità, fillare qualche short e poi ritornarci dentro. Dopodiché va ancora la domanda con un po' di titubanza e swippa di nuovo e babam, di nuovo così, di nuovo giù. Insomma, il pattern che si ripete è questo. Abbiamo uno sweep degli high, come si suol dire, e poi un riassorbimento, che è una situazione discretamente ribassista, perché questi pattern determinati dalla price action, che li sto usando molto anche sul Forex, tra poco facciamo l'angolino Forex che dura veramente pochi minuti, sono i pattern sulla price action sono molto importanti, fanno capire molte cose. Infatti il Forex mi sta dando qualche spunto interessante anche eventualmente da applicare in seguito alle cripto. Come al solito io condivido tutto con voi e tra poco vi mostro anche come vedere poi i miei trade sul Forex in tempo reale. Cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo questo, che quando si vedono questi sweep sono delle impronte, così come gli altri pattern legati alla price action, le impronte dei grossi capitali, le impronte delle balene, che sono quelle che dobbiamo seguire perché ci lasciano degli spunti operativi molto interessanti. Se vediamo una cosa di questo tipo, cosa ci dice? Beh, ci dice che stiamo andando a pescare della liquidità per poi utilizzarla per fillare degli short. Questa è una mossa che non si possono permettere tutti, e quindi chi ha fillato gli short qui dentro è potente e poi avrà interesse a difenderli, e quindi poi si creano delle ripetizioni simili, ovvero grossi capitali che manipolano verso l'alto e poi bastonano al ribasso, e questo è quello che accade. Adesso, poi ecco, ovviamente aggiungo una cosa. Sappiamo che vengono fillati gli short, sappiamo che c'è pressione ribassista, ma non sappiamo quanto, perché per quanto mi riguarda, ad esempio, questa potrebbe essersi già esaurita qua, perché vedete che qua addirittura è già arrivata fino a toccare, a sfiorare il range low con la shadow della candela. Potrebbe essere finita qui, chi ha fatto take profit qui, qualcuno magari ha fatto take profit qua sotto, che c'è stata un'area pseudo accumulativa di cui adesso parliamo. Allora, infatti, la differenza tra questi tre fondamentalmente e l'ultimo è duplice. La prima differenza che si vede subito è nell'intensità. Guardate, stiamo parlando veramente di un pattern che diventa sempre più debole con il passare del tempo. Abbiamo lo sweep meno marcato, abbiamo il dump meno marcato, qui abbiamo avuto addirittura una spazzata fino al range low, qui un engulfing bearish, qui comunque un BART, una sorta di BART speculare. Qui che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto uno sweep in due tempi, tra l'altro un po' più fiacco, ecco, con volumi, come sono i volumi? Ma più o meno i volumi sono rimasti pari all'ultimo, però divisi in due candele, e l'assorbimento non è stato nemmeno immediato, perché come vedete abbiamo avuto un primo impulso, una candela di retest, un secondo impulso e poi l'assorbimento, ma l'assorbimento non ha perso il supporto, come invece è accaduto qua, vedete, questo era il supporto ed è stato subito perso. Qua non è accaduto, abbiamo avuto il dump che però ha visto da parte dei bulls una difesa del supporto più importante, che è 9250. La candela di follow up, ovvero quella di oggi, è curiosa anch'essa, deve ancora concludersi, però potrebbe essere veramente un bello spunto se si conclude come si deve. Per adesso è una candela insulsa che fa vedere qualche impronta di domanda. Perché? Perché se ci fate caso abbiamo un follow up ribassista che però ha scatenato domanda. Perché? Perché come vedete abbiamo una shadow che è preponderante. Abbiamo il lower low sulla shadow che, se accompagnato da un higher low sul body, crea una divergenza curiosa che io seguo molto spesso come pattern. È una delle divergenze che preferisco. Sulla price action, il pattern che vede due candele successive, o meglio, bisogna vedere laddove ci sono i low successivi in particolare, guardando la shadow. Quindi se abbiamo appunto un lower low sulla shadow e un higher low sul body, è un pattern veramente curioso perché assume le sembianze appunto di uno sweep nell'altra direzione, in quanto quando noi formiamo un low noi creiamo una sorta di pool di liquidità tanto più marcato quanto più è marcata la respinta in concomitanza con quel low lì, ok? Non so se mi sono spiegato, ma se abbiamo ovviamente una candela così che poi viene subito respinta, facciamo che abbiamo una candela
Una candela, ok. Il cui body finisce qui. Ok? E poi il giorno dopo abbiamo un'altra candela che respinge. Facciamola dritta, ecco. Allora, il body finisce qui, la shadow finisce qui. Qui sotto si va a creare della liquidità, un pool di liquidità. Magari un po' anche qui dentro, però in particolare sotto alla shadow. Si creano tanti stop loss, ci sono i breakout traders che puntano appunto a cavalcare quell'onda di stopping che si verifica qualora il prezzo dovesse ritornare a gravitare qui. Quindi c'è della liquidità, c'è del gran carburante. Quindi per fare uno sweep si fa in questa maniera, cioè si ritorna a gravitare da queste parti, si dampa qua sotto, si crea un nuovo low e poi insomma lo sweep si può configurare in vari modi, ovvero andiamo a chiudere qua sopra e abbiamo uno sweep con lower low sul body, lower low sulla shadow. È comunque uno sweep perché vedete che il livello che è stato swept, quindi è stato spazzato, è riconquistato, quindi ci ritorniamo sopra, però non è così forte come segnale. Qualora invece dovessimo chiudere con un higher low sul body, vedete, tac e tac, il segnale diventa più forte, ok? Sono entrambi volendo dei setup long, perché gli sweep sono dei setup curiosi, sia sul forex che sulle cripto. E il discorso è che appunto abbiamo un innesco voluto di liquidità che poi viene utilizzata per fillare posizioni opposte e riassorbire il movimento, e quindi è un pattern appunto bullish in qualsiasi caso. Questo era quello che volevo dire, è un pattern che vale la pena tenere d'occhio perché dice molto sulla price action, sulla volontà soprattutto di andare a creare andare a triggerare proprio i pool di liquidità che si sono formati per poi respingere il prezzo all'interno. Chiaramente il massimo quale sarebbe qui? Avere appunto, come dicevo, una candela che chiude col body, col low della, no, il low no, la chiusura appunto della candela sopra al low, sì, della candela precedente, e inoltre la riconquista dei 9250. Sarebbero due segnali bullish in uno, molto molto bello sarebbe. E quindi farebbe vedere che insomma non è che c'è di nuovo prevalenza netta dell'offerta come è accaduto nei pattern precedenti, ma che la domanda inizia a farsi sentire. Inoltre cosa abbiamo? Abbiamo un higher low in questo caso, che se poi viene confermato con un altro higher high, che è il segnale finale, andiamo ancora a dare più forza bullish. E addirittura se l'higher high è relativo al costrutto precedente di dump, allora abbiamo definitivamente invertito la struttura all'interno del range. La prima cosa da fare, come vi dicevo, nel trading soprattutto di breve, è identificare la struttura high time frame. Quindi se io voglio andare a operare, che ne so io, sulle 4 ore, sull'orario, all'interno del range, perché mi annoio a stare ad aspettare che esca dal range stesso, io cioè il trade facile, diciamo, la prima cosa da fare è andare a identificare la struttura. Quindi al momento la struttura è ribassista perché abbiamo lower highs e lower lows, come vi ho detto, abbiamo prevalenza di offerta, non c'è nient'altro da dire, supporti che cedono, resistenze che tengono. Se il bias si inverte, quindi se iniziamo ad avere la domanda che prevale sull'offerta, qualche higher high confermato dall'higher low, il recupero dei supporti, la rottura delle resistenze, e allora caspita, inizia a invertirsi il bias all'interno del range. Se poi la cosa si propaga a sufficienza, che significa che arriviamo al range high, rimanendo in quel bias lì, l'offerta che si palesa, perché ovviamente sul range high, ma così come sul range low, è dove si palesano le forze più forti, più intense, di domande e di offerta per difendere quell'area lì. Se il bias interno al range, l'accumulazione che c'è stata, vince sull'offerta che si palesa sul range high, boom, il range cade e noi abbiamo vinto. Ecco, un po' questo il discorso. Quindi per adesso c'è da tenere sotto controllo, rimanendo coi piedi per terra, nell'immediato futuro, l'approccio, cioè la chiusura di oggi innanzitutto, se abbiamo quelle condizioni che abbiamo detto prima di body che chiude con higher low e shadow con lower low, recupero dei 9250, recupero del range, eventuale higher high rispetto a questo e higher high rispetto a questo, sono i sintomi sempre più forti di inversione, possiamo andare a cercare qualche setup long sul breve. Addirittura il recupero di questo
del 9250 e successivo retest potrebbe essere già un setup long di cosiddetta deviation dal range. Quindi se noi consideriamo questo come un livello, la deviazione è questa e poi lo riconquistiamo, il livello rimane questo, questa è stata una deviazione fatta proprio per innescare liquidità, per accumulare sulle spalle della liquidità altrui, sempre da parte delle balenozze che come sempre ci fanno fessi. Questo è quanto per quello che riguarda BTC. Andiamo a vedere le altre coin. Allora, andiamo a vedere Ether, che sto seguendo. Madonna, Elrond, cosa mi combini? Che cosa sta succedendo? So anch'io che siete tutti in hype per Elrond. Comunque, torniamo a noi. Ether, rimanendo su una coin magari un po' meno speculativa, ha fatto anche lui un bel numero. Guardate cosa ha combinato Ether. Allora, innanzitutto ha rotto al rialzo questo range che stavamo seguendo. Io avevo aperto una posizione long da qua con compounding qua fondamentalmente e avevo lo stop loss qui sotto in caso di perdita di questo range. In caso invece di breakout, continuazione trend follower, che appunto il mio take profit è strutturato come trailing stop manuale, quindi io vado a seguire un po' le zone di accumulazione che si creano fin tanto che non si crea un costrutto di inversione, quindi al primo setup short in sostanza io vado a chiudere la mia posizione trend follower, ragiono un po' così. La rottura di questo range è importante perché, allora, innanzitutto qui c'era un bel pool di liquidità, come vedete da queste shadow, che hanno fatto tanti belli sweep, in particolare guardate questi di sweep, molto, molto marcati, che poi hanno causato un bel dump, che a sua volta ha sweepato sotto al range low, perché anche qui avevamo liquidità, e poi la domanda, insomma, si è vista vincente, poco da dire. Un setup che può essere interessante anche abbastanza ignorante volendo, da ripetere con ignoranza, poi volendo si può integrare altrove, è quello classico del failure swing che si vede molto spesso. Shadow che buca un supporto o una resistenza e poi ritorniamo dentro. In questo caso l'apertura è alla chiusura della candela e lo stop oltre la shadow. È un setup abbastanza grezzo che va raffinato un po', altrimenti dà dei rischi rendimento non ottimali e mette un po' forse a volte a rischio di falsi positivi, però come spunto operativo è veramente ottimo, lo consiglio. Allora il range è stato rotto qua, è stato bucato tutto il pool di liquidità e addirittura è stato retestato il giorno successivo. Guardate dall'alto, Boeing è diventato un pool di domanda, perché qua si è innescata domanda che ha ributtato verso l'alto. Guardate i volumi, tra l'altro, quanto si sono alzati. Volumi a rialzo anche qui, poi una piccola candelina inutile e oggi una candela di storno. C'è da vedere un po' cosa succede. Allora, i sintomi da tenere in considerazione su Ether sono questi. Se questo pool rimane un pool di domanda, perché adesso lo è e lo facciamo verde e salviamo anche il grafico, pertanto fin tanto che qua si genera domanda abbiamo un bias bullish. Qualora dovesse questa diventare una deviation, quindi facciamo così e ritorniamo all'interno del range, abbiamo un setup short che è l'entry qua dentro, lo stop, cioè da vedere come ci rientriamo ovviamente, perché mettere lo stop qua sopra non ha senso in quanto il target sarebbe il range low, comunque questo facciamo. E quindi ha senso di più un setup più speculativo che si basa magari sugli swing che vengono fatti in questo punto prima di andare a recuperare il range dall'interno e basta, quindi quello sarebbe un setup short. Qualora invece si dovesse ripresentare domanda, quindi andiamo a ritoccare qua con come dire, poco vigore in offerta e sull'intraday, sull'orario, ad esempio sulle 4 ore, si presentano dei setup bullish, un engulfing, un failure swing, quindi se andiamo a sweepare all'interno e poi richiudiamo qua dentro, allora quello è un setup long sostenuto anche dall'high time frame, perché l'high time frame mostra appunto la rottura del range stesso, un higher high, anche se di poco rispetto a qua, e quindi insomma è una struttura carina. Il prossimo obiettivo da mangiare è 0027, quindi questo altro high, se lo andiamo a rompere andiamo a innescare altra liquidità e sarebbe una bella cosa.
Ethereum dollaro anch'esso è abbastanza ben messo, ok? Perché? Perché vedete, ha un range in cui si sta muovendo, che sta tra i 230 e i 250. Ha fatto una piccola deviazione qua sotto, qualche sweep a destra e a sinistra, che nei range ci sta sempre. Domanda, e adesso vedete qua che zucca contro i 250. È ora un po' di bucarli, cosa ne dici? Ma vediamo, vediamo. Poi cos'altro abbiamo da seguire? Cava Bitcoin, visto che ne abbiamo parlato spesso. Cava Bitcoin ha il suo uptrend che non pretende troppo e continua ad andare in maniera lineare. Bello, bello sostenuto, senza intoppi, senza diventare parabolico. Quindi Cava, chapeau. Io ho ancora aperta la mia posizione. Lo stop al momento lo ho spostato qua sotto, perché vedete qua c'è la prima formazione puntiforme un po' forte e è il low precedente principale, diciamo. Poi ovviamente qualora dovessimo continuare a muoverci lo sposterò manualmente. Metà della posizione, vi ricordo, l'avevo chiusa all'incirca qua in questa candela, perché era il giorno prima dell'uscita della piattaforma, quindi io temevo un sell the news, e quindi mi sono assicurato parte dei profitti, il resto lo lascio correre, trend follower, sempre per parlare della strategia di take profit. Io metà della posizione, visto che qua, no, un po' meno di metà, perché era rischio rendimento un pelino più alto di 1, quindi ho chiuso tanto quanto mi serviva per dire se il resto va in stop loss, io comunque esco in break even, quello io lo chiamo esclusione del rischio, e quindi così ho fatto. Il resto lo lascio correre con trailing stop manuale, in questo modo non può che andare bene. Cava quindi è questo. La prossima resistenza importante si trova a 16.570 e dintorni, insomma vedete che c'è un po' di liquidità qua sopra fino a toppare con 18.000 sat circa, e oltre c'è la price discovery, quindi caspita, se andiamo a bucare lì mi aspetto una bella reazione, quindi io non cercherò di far di tutto per non uscire, a meno che proprio non veda un bias bearish importante. Le altre coin, dunque, cosa ci possiamo andare a dare un occhio? Cardano, che me l'avevate citata, che guardate ha fatto il suo pump. Avevamo visto un po' l'andamento, che è partito alla grande, ha fatto due leg up fortissime, pam, consolidamento, pam, poi c'è stato il primo sell off proprio in corrispondenza con questo cluster intermedio, che è settimanale in realtà, questo verde nasce da qua, e un paio di candeli in svendita, quindi una due, tutte e due costituite però anche da domanda. È andata a toccare questo supporto 12.12, che è un supporto storico di discreta rilevanza. C'è da vedere se questo supporto ostacolerà lo storno oppure no. Qualora non avesse intenzione di cosa ho fatto? Allora, io volevo solo cancellare un po' di schifezze per andare a fare un po' meglio i disegni. Togliamo un po' di schifo. Allora, se dovessimo perdere questa zona qua, avremmo questa di zona, che è una zona, vedete, ci sono due clusterini uniti, quindi potrebbe essere un entry discretamente, scusate, interessante, sotto al quale abbiamo quest'altro livello, 900 sat, e poi, vabbè, abbiamo, volendo lo stop loss, mettibile a 830 sat e dintorni, quindi questa potrebbe essere una prima configurazione. Puntando tutto estremamente speculativamente sul primo supporto, lo stop permane qua sotto a 960 e qualcosa sat, ok? Quindi questo è un po' Cardano, che non rallenta nemmeno un po', no, ho sbagliato, volevo fare salva. Poi, ecco appunto, poi cosa mi avevate chiesto? Atom, andiamo a vedere Atom. Ah, che bello, guardate cosa combina Atom. Ha riconquistato, tra l'altro questo adesso me lo salvo alla grande tra quelli da seguire con molta attenzione, perché ha conquistato questa zona che era la prima zona che tenevo d'occhio. Guardate, allora togliamo Fibonacci che fa solo casino, settimanale. Il settimanale ci mostra le due aree più importanti in assoluto per Cosmos, ovvero, vedete, quando ci sono dubbi, il grafico sembra confuso, andiamo a vedere il settimanale che ce li sana tutti i dubbi. Abbiamo quest'area generata da qui,
e quest'area generata da qui. Sono due aree importantissime, le due aree chiave per il movimento di Atom. In particolare, la riconquista di questa prima area significa che abbiamo finalmente creato un bel costrutto di bottom, che è tutto questo, che tra l'altro è un higher low, sensibilmente, oserei dire, sì, non è un equal low. E ora cosa manca? Il retest manca, quindi adesso sta già arrivando a cozzare su questo e io aspetterei un bel retest sempre di quest'area, quindi chiusura settimanale in questa zona qua sopra, poi un po' di storno, quindi lì andiamo sì sul daily per andarlo a cercare, quindi questo lo verdizziamo perché è un bel supporto. Andiamo sul daily a vedere che succede e potremmo andare a piazzare un entry proprio in questa zona, esatto, nella zona verde. Sul settimanale abbiamo qualche altro spunto, ma oddio, volendo possiamo arrivare fin qui come entry. Quindi l'entry che si configura inizialmente è questo. Questo, lo stop loss dove sta? Diventa difficile perché vedete che abbiamo un impulso notevole. Si potrebbe mettere o qua sotto, sotto a questo che vedete ha un supporto interessante, oppure sotto alla candela settimanale, l'ultimo impulso, però idealmente bisognerebbe assorbirlo tutto l'impulso rialzista per negarne il bias, però diventa un rischio rendimento un po' scarsotto. In alternativa si può guardare speculativamente a eventuali livelli di interesse, che però non ce ne sono perché purtroppo il movimento è stato parabolico, se no dicevo all'incirca sotto a questo livello ci potrebbe essere uno swing low, però purtroppo non c'è, e quindi che fare, che fare, che fare? Una delle possibilità è di andare a vedere dove si innesca domanda nel momento in cui storniamo eventualmente per poi ripartire e utilizzarlo poi in seguito come stop area, però quello implica che aspettiamo anche l'impulso di domanda, quindi non è più il limit buy quando appena inizia lo storno, quindi magari domani facciamo così, dopodomani abbiamo una candela che ha una shadow lunga così e una chiusura rossa, una prima candela di sell off, e allora dico bella, è iniziato lo storno, che facciamo? Limit buy nel nostro entry, però lo stop loss dove lo vado a piazzare? Mi tocca metterlo largo. Beh, qua guardate, abbiamo questa candelina che potrebbe farci da come dire, cioè ci accende una lucina, però non dice molto di nuovo perché a sto punto abbiamo il supporto sotto e l'andiamo a mettere sotto i 30,94 lo stop loss, quindi poi al limite lo andiamo a spostare a rialzo con il proseguire del movimento. Purtroppo non c'è una zona di stop placement bellina nei dintorni della zona rotta, quantomeno per il time frame giornaliero. Poi cosa mi avevate chiesto? Chainlink me lo ricordo che ormai è un appuntamento fisso, Chainlink, mostruosamente breakout di nuovo, continua a fare dei massimi e ha toppato intorno ai 69.000 sat e adesso ci sono le prime svendite, vediamo il primo supporto che si configura è in questa zona, questo che avevamo identificato anche la volta scorsa, con un'area di particolare interesse in questo clusterino qua, dove si concentrano numerose candele. Andiamo a cancellare un po' di roba, che così si vede un po' meglio, e lasciamo un grafico più pulito. Il discorso è questo, ok? E lo stop loss, volendo, è qua. Quindi qui c'è un bel setup di entry, stop loss, qua sotto, e basta, e poi ho trend follower o comunque un primo take profit potrebbe essere ad esempio già qui volendo dove c'è questa prima zona di resistenza, e oppure appunto trend follower visto che Chainlink è così arrogante ultimamente. Ma avevate chiesto anche link dollaro, quindi lo andiamo a vedere, me lo ricordo che me l'avevate chiesto. Dove sei qua. Allora, link dollaro, ecco un'altra cosa su Tether, aggiungo, riguardo ai timori di Tether, cioè io non credo che i principali exchange, Binance e tutta compagnia bella, listerebbero Tether e deterrebbero Tether, perché gli exchange ne hanno una quota enorme, se pensassero che fosse insolvente o a rischio. Non credete? Credete che un business come Binance metterebbe a rischio di veder sparire tutti i Tether che detiene?
Io no, sinceramente, quindi mettiamoci anche nella testa di chi è appunto nel mondo stesso, cioè chi davvero ha i capitali, cosa sta facendo, probabilmente va imitato. Allora, stessa cosa, perché vedete abbiamo un bel higher high qua, un breakout in sostanza, da questo triangolino, questo continuo uptrend, cioè il triangolino è questo, l'uptrend che continua è questo, abbiamo rotto, qui su USDT è un po' più difficile trovare la zona in cui entrare, però sinceramente io mi atterrei a iniziare considerando i top delle shadow, quindi questo 5 dollari facciamo, anzi facciamo 5-0 qualcosa, perché non è mai bene usare le cifre tonde, ci sono i liquidity walls. E poi abbiamo come zona più in basso, si potrebbe considerare, volendo, questa qua, dove chiudo molte candele, guardavo 4,50, perché vedete chiudono quest'area qua. Quest'area qua, qui l'abbiamo ritestato dal basso, quindi mi sembra un'area discretamente interessante. Quindi un possibile entry su ritracciamento potrebbe essere inquadrato proprio qui, con stop loss qua sotto, quindi sotto i 3,60. Ok? È accumulativo, chiaramente, perché se fosse speculativo lo stop loss potrebbe essere qua sotto ai 4,30. Molto più arrogante come posizione, più rischiosa. Salviamo, allora andiamo avanti con quasi quasi, adesso ridò la parola a voi. Ecco, prima guardiamo le coin che stiamo seguendo, tipo Reserve, che sicuramente qualcuno qui dentro è contento di Reserve, io no perché l'ho missata. Abbiamo un uptrend continuo, ha fatto un nuovo higher high, adesso sta cercando l'higher low, però non mi sembra intenzionata a rallentare, è pazzesca Reserve. Poi stavamo seguendo Ren, che insomma anche lei continua a fare higher high, stavamo seguendo questa area come possibile entry, chissà se mai ci ritornerà, io l'aspetterò lì nel caso. C'era dell'altro, forse Band mi avevate chiesto, se non ricordo male. Ecco, Band è un altro di quegli andamenti che mi piacciono, perché guardate cosa ha combinato. Ha combinato che ha formato sul time frame settimanale questo clusterone che ho evidenziato in verde, lo vedete, da qua nasce, è un clusterone importantissimo, e ha fatto da zona di domanda pazzesca, tra l'altro, perché abbiamo attinto qui. Poi non sembrava voler andare avanti molto bene, però poi qua si è palesata altra domanda che ha fatto pam pam e pam, un triplo follow up, quindi ha spinto sopra a questa zona che era una delle zone principali di resistenza, adesso diventa un possibile entry questo, e quindi ha riconquistato, come dire, un bias rialzista, andando a creare un higher low sul macro, perché se guardate tutto l'insieme è un higher low pazzesco, e poi andando a spingere parecchio in domanda, quindi uno storno in questa zona potrebbe essere un bellissimo entry, che vede come stop loss qua sotto, speculativo anche, cioè una via di mezzo, perché non è proprio strettissimo, quindi forse più accumulativo, chiedo perdono, e perché andare a violare questo low creerebbe un lower low, quindi invaliderebbe la struttura sul daily e quindi annullerebbe quello che io vorrei essere la mia posizione long, e ovviamente poi voglio seguire trend follower, visto che comunque il trend è più che solido per Band, è una coin che ha del gran potenziale, vale la pena seguirla. Basta, dai, torno da voi perché altrimenti parlo solo io. No, in realtà volevo spendere due paroline sul Forex. Allora, i miei risultati per adesso sono tutt'altro che buoni, perché sono agli inizi, ma mi piace condividere anche questo con voi, perché io sto imparando e quindi non c'è niente di male, sto sperimentando. Il mio primo obiettivo è riempire il mio trading journal, che riga dopo riga continua, come dire. Sapete che è pubblico il mio trading journal, io pubblico ogni tanto. Purtroppo oggi non ho fatto nessun trade perché ho lavorato un po' troppo, come dire, non ho avuto tempo di star lì a smanettare un po' sui grafici sul lavoro, quindi non ho aperto posizioni. Poi sono tornato a casa e mi sono fiondato a fare il live, quindi capite bene che non ho avuto tempo di aprire posizioni.
condizioni. Questo weekend vediamo se riuscirò a smanettarci un po'. In ogni caso, io come sto gestendo la cosa? Allora, ve l'ho detto, sto sperimentando molto. Ho iniziato con un capitale di 0,1 Bitcoin, un po' di play money, diciamo, che ho messo su PrimeXBT, che è l'exchange che sto utilizzando, perché banalmente permette di avere collaterale Bitcoin, quindi non serve KYC. Io apro l'account con mail e password, deposito Bitcoin e apro le mie posizioni utilizzando Bitcoin. Come vedete, ci sono un bel po' di copie sul Forex, alle quali io ho dedicato tra l'altro una playlist, la chiamo, ma in realtà una watchlist su TradingView. Seguo in particolare euro dollaro, euro sterlina e dollaro yen, che sono le coppie che sto cercando di capire. All'inizio sono quelle un po' più liquide, poi mi sposterò anche altrove. Comunque tutte queste, tranne le ultime tre che insomma le avevo da un po', giusto per motivi di monitoraggio economia mondiale, diciamo, avevo nella watchlist del Forex, tutte queste sono disponibili su PrimeXBT, quindi parto dalle più liquide, poi estenderò anche ad altro, diciamo. I risultati all'inizio, ve l'ho detto, non sono buoni, ma soprattutto perché voglio alimentare il mio trading journal allo scopo di capire i setup, come e se funzionano, ok? Io sono partito utilizzando i setup che applico alle cripto, anche al Forex, e voglio vedere un po' se funzionano, cosa c'è da cambiare, che time frame conviene usare, quindi un po' confrontandomi con voi su Discord, con gli amici su Discord, un po' provando con le mie mani e il mio sangue, diciamo, il mio capitale. Utilizzo un capitale a rischio del 2%, quindi sono partito con 0,1 Bitcoin, 2% a rischio per ogni trade, quindi un capitale basso, è quasi meno di $20 di rischio per trade, per capirci, ve l'ho detto, un po' una play money, per provare, per imparare. Ovviamente lo sapete, all'inizio col trading bisogna mettere in conto di iniziare perdendo, proprio perché ci insegna, ci fa capire come funziona su ogni mercato, un po', perché ognuno ha le sue. Qui vedete, sto sperimentando time frame brevi, che di solito io mi limito al giornaliero, sulle cripto, sul Forex vado più sul breve, vado sull'intraday strettissimo anche, e sto imparando un po' di cose che vi condivido di volta in volta, un po' su Telegram, che vi do un feed ogni tanto dei trade che faccio, per non annoiare, visto che questo è e rimarrà un canale cripto. Questa avventura, questo viaggio sul Forex lo condivido per far qualcosa di nuovo insieme e per condividervi setup, i risultati, quello che faccio, come ragione, tutto quanto. E magari per chi sta imparando il trading da zero vuole fare questo percorso insieme a me, quindi è un imparare insieme, insomma. A me piace questa idea della condivisione. Quello che sto facendo è appunto seguire, aprire posizioni e condividere i risultati per avere un trading journal sul quale poi fare statistiche, quindi vedere cosa funziona meglio, cosa peggio. Su Telegram non voglio spammare troppo, quindi magari farò giusto un recap e non starò a srotolare tutte le posizioni, ma ho intenzione di fare una cosa di questo tipo. Guardate, ad esempio, l'ultima posizione su dollaro yen, che l'ho missata clamorosamente e mi avrebbe fatto riprendere tutte le perdite e oltre, quindi mi avrebbe riportato bene in verde, che è andata male. Guardate, io allego qua nel trading journal, nell'ultima colonna, da adesso in poi, un link a TradingView dove ci sarà l'immagine della posizione con una descrizione fatta in questo modo. Quindi vedete, ad esempio, qua la posizione era guidata dal, ve la mostro anche in grande, qui era dollaro yen. Vedete, avevamo sulle 4 ore un bel clusterozzo intermedio dal quale avevamo rotto a ribasso, ok? Vedete, babam, era qua, ve lo mostro anche qua, questo clusterino qua sotto i 107,35, quindi quest'area qui, per capirci. E avevamo c'è stato il breakdown, poi il retest, vedete, avevamo rotto un po' così, poi c'è stato questo pattern molto molto interessante. Questi sweep, vedete, 1, 2 e 3, che li ho marcati qua sopra, e poi un ulteriore dump. Vedete, il discorso dei tre sweep è molto interessante, è molto importante, perché si ripete spesso, ho visto, nel Forex. Quindi io una cosa che ho imparato, la prima cosa che ho imparato è che ve la condivido, e poi appunto sto cercando di applicarla anche nelle cripto, quindi potrebbe essere interessante, sempre per seguire l'order flow, per fare il trading sulla price action, senza impazzire troppo dietro agli indicatori.
ricercatori, cercare di capire il mercato cosa sta facendo. Anche sui 15 minuti io vedo spesso questi sweep multipli, quindi 1, 2 e 3 in questo caso, dopodiché si genera il movimento. Quindi quando vedo 2 o 3 sweep vado a cercare la posizione, magari già dal secondo, se vedo dei segni di offerta. E questo non è la prima volta che lo faccio, perché lo avevo fatto anche su una posizione che mi era andata meglio, sempre su dollaro yen, questa che avevo ho chiuso con più R, l'unica che ho chiuso con più R, tutte le altre sono meno R, pazzesco, fantastico. E era proprio basata, vedete, sweep highs più supply, quindi è andato a fare degli sweep e poi si è palesata domanda. Questa purtroppo non avevo ancora deciso di fare i log su TradingView, lo trovate su Telegram, il log di quella posizione lì, però il senso è esattamente il medesimo, ok? Quindi qui vedete gli ingressi, i take profit e gli stop loss, e quindi poi qua vedete all'inizio avevo messo il take profit più in basso, poi l'ho chiusa anticipatamente perché stava chiudendo la giornata, quindi ho chiuso la posizione in anticipo. Cioè vi mostro banalmente che è la verità, facendovi vedere poi questi che sono i risultati. Cioè, se voi fate il fermo immagine qui dentro e guardate il prezzo di ingresso e di uscita, poi fate il riscontro col Trading Journal, vedrete che sono i medesimi. Insomma, fidatevi che non ho nessun motivo per falsificarli, perché è un percorso di apprendimento questo, e non voglio farvi vedere che guadagno sempre, anche perché non sarà affatto così. Aspettatevi delle gran perdite, sono curioso di vedere come andrà. In ogni caso, ditemi cosa ne pensate di questa idea di fare una sorta di log direttamente sul grafico e poi condividervelo qui dentro. Ovviamente vi scillo a destra e a sinistra il mio ref link di Prime XPT, che se volete utilizzare la piattaforma potete utilizzare il mio ref link, lo troverete anche in descrizione qui nel video se mi state guardando su YouTube. Se non vi interessa non fa niente, insomma sapete, il modo per contribuire a questa community è utilizzare i miei referral link. Non vi vendo niente, non vi propongo video corsi, cose di questo tipo, quindi i miei contenuti sono gratuiti, però permettetemi di scillarvi i referral link ogni tanto. Niente, chiusa la parentesi quindi Forex, che al momento mi vede in perdita di 2 qualcosa R, forse quasi 3, recupereremo, vedremo come andrà, insomma, anche il risk management lo costruiremo strada facendo. Qua c'avevo anche la notizia di cui vi volevo parlare, ovvero di Coinbase che vuole fare l'IPO, vabbè ve la butto lì, Coinbase vuole quotarsi in borsa, forse potrebbe essere bello per le cripto, basta, ve la riassumo. Adesso voglio sentire voi invece, voglio sentire qualche altra vostra domanda, ma due di numero purtroppo, perché temo che abbiamo sforato un po' con i tempi, mannaggia, l'ambulanza non c'è stata oggi. Questo nuovo approccio vedo che ti prende bene, sì, mi sta prendendo un sacco bene se ti riferisci al Forex, tutta la vita. L'oro, giusto, qualcuno mi aveva chiesto l'oro, andiamo a vedere Pax Gold, Stellar, Elrond e ARPA, andiamoli a vedere anche quelli. Allora, cominciamo da oro, quindi in realtà ce l'ho nelle commodities, l'oro, L'oro, che dire, è in uptrend, non c'è niente da dire. Io avevo visto c'era un setup un po' di tempo fa che non so perché non è segnato qui sopra, perché forse era un'altra coppia. Tutto, dove sei, qui, eccolo. Il mio entry era basato su questo setup, se vi ricorda, se scorrete indietro su Telegram lo trovate. Fondamentalmente c'era questa resistenza a 1673 qualcosa, aveva fatto una sorta di test e spalle, insomma un tocco così, poi l'ha rotta e ritestata, era veramente un approccio da manuale proprio, e quindi io sono dentro con questo approccio trailing. Al momento è in uptrend, ha formato una zona di possibile supporto ulteriore a 1755. Io utilizzo Pax Gold per tradare l'oro, per holdare l'oro in realtà, perché non ci speculo molto, è una posizione, scusate, una posizione di medio lungo termine, parte del mio portafoglio è in oro, quindi cioè da quando ho fatto quel trade lì, tra l'altro, ho deciso di allocarlo poi fisso fin tanto che rimane in uptrend e fin tanto che permangono le condizioni di stampaggio moneta e simili, e basta, niente. Uptrend, primo supporto è questo, e abbastanza lineare, non c'è molto da dire, mi sembra, sull'oro. Stellar, mi avete chiesto, andiamolo a vedere perché ve l'ho detto anch'io che è interessante, poi non ve l'ho mostrato, bella per me. Allora, ce la facciamo a cliccarlo? Sì che ce la facciamo. Allora, abbiamo un pump
al di fuori del range. Questo è stato il trigger che mi ha un po' innescato. Guardate, questo è il range high che si vede bene su time frame settimanale. Tacchete questo, e avevamo fatto più sweep tra l'altro di questo range high. Guardate quanti ne abbiamo fatti. Adesso finalmente ci stiamo chiudendo fuori, pare. Questo sarebbe un bel segnale, perché in tal caso, se poi lo andiamo a ritestare, abbiamo questa bellissima area che avevamo designato come potenziale entry, con stop loss che può essere o con la perdita confermata di questo livello, quindi chiusura di qualche candela qui sotto, oppure addirittura sotto questi swing low. Questa è la mia visione su Stellar. Basta, perché è un trade speculativo, quello resta. Al momento ha una candela che ha, cioè oggi c'è stato già un sell off con domanda, tra l'altro è stata difesa bene quest'area, e però non lo so, adesso poi domani parte, magari parte ancora a 90, però io sinceramente lo aspetterei più in basso per l'approccio che ho di solito sulle altcoins. Cos'altro mi avete chiesto? Elrond, che però non ho, mi sa, niente da dire se non di starlo a guardare, perché è assolutamente parabolico, quindi è il momento di fare dei take profit, di pensare a una strategia di take profit, non tanto di entry. Ha fatto, quant'è? 5 per, una roba del genere. Poi cos'altro avevate chiesto, amici miei? Vediamo. Icon e Ocean. Ocean è listato solo su KuCoin, ma sembra un bel progetto. Ma Ocean non lo conosco, però possiamo tranquillamente andare a buttare un occhio su Icon nel frattempo. Icon che, allora, bello schifo che ho combinato qua. Facciamolo da zero, guardate. Allora, partiamo dal settimanale. Poi temo di dovervi lasciare, purtroppo. Ho parlato troppo oggi, mi dovete fermare, dovete mandarmi un qualcosa che mi buchi lo schermo e mi dica basta, stai zitto, tocca a noi. Che purtroppo mi faccio prendere. Allora, questo è il primo livello che voglio vedere bucato per un possibile entry, perché per ora abbiamo usato questo cluster intermedio come supporto, bello, è funzionato bene. L'ideale, ve l'ho detto, veder bucare questo livello qui, tac, chiusura qua sopra, e poi valutiamo un entry su un eventuale retest, dipende da quanto lontano ci chiudiamo e dinamiche di questo tipo, insomma. Bene ragazzi, che dire, io vi saluto, mi dispiace se non ho dedicato troppo tempo alle domande oggi niente ambulanza, no? Ma non l'ho sentita nemmeno io, no, non c'è stata, ve lo avrei detto se ci fosse stata. Qua c'è un po' di dibattito tra analisi tecnica e analisi fondamentale. Dunque, vediamo... Io qua stavo leggendo un po' di shilling su Swissborg, a destra e a sinistra. Vabbè, niente, dai, abbiamo discusso di tanto oggi. Se vuoi che ti avvisi quando entri in trans agonistica chiacchieratoria, ti aiuterò io, ma sarò cattivo, sappilo. Ci vuole, sì, una sveglia, no, mi metto una sveglia che mi dai i tempi. Buon suggerimento. Ragazzi, io vi ringrazio di nuovo di avermi seguito e apprezzo molto la vostra pazienza. Mi avete ascoltato per 1 ora e 40, non so come fate, veramente, mi sto annoiando io a parlare, non immagino voi ad ascoltarmi. Ci sarebbero tantissime cose da dire, però perché il mondo cripto è pazzesco, cioè ogni volta, 2 volte a settimana ci vediamo e abbiamo sempre cose da dire, sempre ore e ore di chiacchierata da fare. Io vi ringrazio veramente un sacco di nuovo per avermi seguito, vi raccomando di seguirmi anche sugli altri canali social, trovate tutti i link giù sotto se scorrete nella pseudo descrizione qua di Twitch, che non so come si chiama. Gli exchange che utilizzo li conoscete, ultimamente sto utilizzando molto Binance Futures per testarlo, ormai l'operatività su derivati ce l'ho un po' dappertutto, ma adesso sto provando Binance Futures perché hai derivati su tantissime altcoins e ci si può divertire un sacco. Se volete uno sconto del 10% sulle fees, potete utilizzare il mio referral code sconto10, tutto attaccato, quando create l'account su Binance Futures. E basta, non vi scillo più referral link per oggi, potete andare tranquillamente in pace, passarvi un buon weekend, spero per voi non in coda in autostrada, e vi saluto al prossimo appuntamento, che è martedì sempre alle 18, sempre su Twitch. Alla prossima, un caro saluto, un abbraccio e bella per voi, tutti gasati.